Abbiamo ottenuto forse un po' troppo in fretta, ma adesso lo riprendiamo. Abbiamo affrontato forse un po' troppo in fretta il problema di come si scrive nel piano cartesiano l'equazione per la retta passante per due punti distinti di coordinate xy, xb, yb. Abbiamo detto si imposta un sistema omogeneo che si può risolvere, si trovano infinite soluzioni tutte proporzionali e quindi i coefficienti dell'equazione di una retta a meno di un fattore di proporzionalità. L'ultima cosa che abbiamo scritto è questa formula che si coricava appunto in quella maniera, procedendo sistematicamente in quella maniera che abbiamo visto e che parecchi conoscono a memoria. Questa si riconosce essere l'equazione di una retta perché la x e la y ci compaiono a primo grado, questi qua sono numeri che bisogna farsi impressionare, ed è una retta che passa per certamente per il punto A, perché se qua dentro al posto di x metto x con A, questo diventa 0, se al posto di y metto ya, questo diventa 0, 0 uguale a 0, l'equazione è soddisfatta, e passa pure per il punto B, se qua metto al posto di x xb, questo quoziente fa 1, se qua al posto di y metto yb, questo quoziente fa 1. Bene, questa formula è abbastanza interessante anche se presenta un difetto. Il difetto qual è? Che se il problema fosse per esempio quello di scrivere la retta che passa per il punto 3, 4 e 3, meno 6, applicando la formula cosa troverei? Troverei x meno 3 e di qua y meno 4, sotto 3 meno 3, e qua meno 6 meno 4. Ora 3 meno 3 fa 0. E questo non si può scrivere perché non ha senso pensare di dividere una quantità per 0. Presentata così non è accettabile. Allora diciamo che questa formula funziona a patto che i due punti AB abbiano diverse sia le ascisse che le ordinate. Come ci si la cava in questo caso? Beh, in questo caso è facile osservare il seguente fatto. Vedete, la retta che io cerco passa per il punto 3, 4 e 3, meno 6. Questo è il punto 3, 4, A, e il punto 3, meno 6 sta qua sotto, e la retta per questi due punti evidentemente è questa retta qui. Se una retta congiunge due punti che hanno la stessa ascissa, l'osservazione che facciamo adesso, se due punti di una retta hanno la stessa ascissa, vuol dire che la retta è verticale, tutti i punti hanno la stessa ascissa e quindi la sua equazione è semplicemente del tipo x uguale a 3. La retta è fatta da tutti i punti, tutti e soli i punti che hanno 3 come ascissa, quindi in questo caso qua l'equazione della retta che cerchiamo non si scrive così, ma si scrive uguagliando a 0 il numeratore di questa frazione virtuosa. Ecco. Poi è chiaro che se fosse invece del tipo, se trovassimo lavorando con questa formula x meno 3 diviso 5 uguale y più 2 diviso 0 e la retta sarebbe y uguale a meno 2, vorremmo essere 0 questo, sarebbe una retta orizzontale, tutti i punti con la stessa ordinata. È chiaro pure che non può essere così, perché se trovassimo qui 0 e qui 0 vorrebbe dire che i due punti A e B che individuano la retta hanno la stessa ascissa e la stessa ordinata, quindi sarebbe un punto solo e la retta non sarebbe individuata. Bene, allora, questa è una maniera, diciamo così, per cavarsela quando applicando questa formula qui ci si trova in questa situazione inammissibile di avere un denominatore uguale a zero. C'è una maniera più brillante ancora che consiste nel usare, anziché questa formula, una formula simile che è questa, x meno xa, y meno yA, poi xb meno xA e poi yb meno yA, determinante uguale a 0. Ecco, questo qui, questa è un'equazione, nonostante l'apparenza un po' curiosa, è un'equazione, nonostante questo è un determinante, quando io lo sviluppo, faccio questo per questo, meno questo per questo, e viene fuori. Scriviamola che è comodo, viene fuori yb meno ya per x meno xa, poi meno xb meno xa per y meno ya uguale a 0. Ossia, facciamo ancora un passaggio, abbiamo questo numero per x, yb meno ya per x,
Poi abbiamo meno xb meno xa per y. Le variabili non ci stanno più perché poi abbiamo questo numero per questo numero meno questo numero per questo numero. Tutto insieme fa un numero, indichiamolo con H. Quindi come vedete questo qui è in forma un po' curiosa, ma è un'equazione lineare, un'equazione in cui la x e la y compaiono a primo grado. Beh, dicevo, scrivere questo è quasi la stessa cosa che scrivere questo, perché? Ma per qua stiamo dicendo che un certo determinante è 0. Determinante 2 per 2 è 0, vuol dire che i vettori riga che lo compongono sono dipendenti. Se sono dipendenti sono proporzionali, e scrivere che sono proporzionali vuol dire esattamente scrivere questo. Questo diviso questo è uguale a questo diviso questo. Non è però esattamente equivalente, perché questa scrittura formalmente è migliore di questa. Questa ha senso pure se qua sotto mettiamo 0, questa no. Oppure se qua sotto scriviamo 0, questa formalmente ha senso. Se qua sotto scriviamo 0, questa formalmente non ha senso. Cioè, da capo, se qua ci fosse 0 e 0, la retta non sarebbe individuata e questa qui non sarebbe neanche un'equazione, perché se qua c'è 0 e qua c'è 0, il determinante, avendo una riga di zeri, è sempre 0 e quindi non è una vera equazione di x e y. Bene, allora, potete pensare, si può pensare sia a questa che a questa come equazione della retta per due punti. Però è anche interessante osservare questo. Allora, diciamo, questa è la retta AB. Beh, la retta individuata per i punti AB si può pensare anche come la retta individuata da queste condizioni. Passa per il punto A ed è parallela al vettore AB. D'accordo? Questa è la retta che passa per i punti AB, si può indicare anche come quella che passa per A ed è parallela al vettore AB. Allora, questa stessa formula la possiamo usare più in generale quando ci dicono scrivimi la retta che passa per il punto A, X, A, Y, A ed è parallela, allora R possiede A elemento di R e inoltre R è parallela al vettore V di coordinate Lm. Perché? Ma perché Lm, le coordinate del vettore cui la retta deve essere parallela, saranno esattamente qua di sotto. Queste sono le coordinate del vettore AB. Quindi questo problema è risolto da questa formula. Stessa cosa, eh? Tanto questa è pensata come retta per due punti, questa è retta per un punto parallela a un vettore. Se guardiamo qua sotto lo sviluppo del determinante, o se volete se sviluppiamo quello, scopriamo che L ed M, quando scrivo l'equazione della retta in forma proprio normalissima, mi vanno a finire qua, 4 avo M, MX, e 4 avo L cambiato di segno, meno LY, e poi c'è un altro numero che è inutile starsi a calcolare, ma dipende da XA, YA, LM. Questo è interessante perché fa vedere il seguente fatto, che se io do rovescio la frittata, anziché andare a cercare l'equazione della retta, mi trovo l'equazione della retta bella e pronta, ax più by più c uguale a 0. Confrontatela con questa qui. I coefficienti a e b, presi in quest'ordine, prima il secondo e poi il primo cambiato di segno, questo qui è un vettore che è parallelo alla retta r. Vale la pena di fermarci un attimo per questa osservazione, poi ci sarà utile in futuro. Facciamo qualche caso semplice. Prendiamo per esempio la retta 5x meno 3 uguale a 0. Questa è una retta, sì, perché è un'equazione lineare in x e in y, però come equazione in x e in y è un po' speciale perché y non ci sta. Bene, allora mi aspetto che la retta sia un po' speciale. Che ha di speciale? Capite che tutte e sole le soluzioni di questa equazione sono quelle per le quali x è uguale a 3 quinti e y fa quello che gli pare, quindi i punti del piano che soddisfano questa equazione sono quelli del tipo 3 quinti obbligato, y libero. Allora, se y è libero vuol dire che questa qui è la retta che passa per il punto 3 quinti dell'asse y.
questa equazione generale, se nell'equazione di una retta manca una delle variabili, la retta è parallela all'asse della variabile che manca. Adesso dovrebbe, è chiaro che farebbe un altro verso, se fosse 4y più 2 uguale a 0, questa qua sarebbe la retta y uguale meno 2 quarti, cioè y uguale a meno 1 mezzo, e conterrebbe tutti i punti che sono, che hanno ordinata meno 1 mezzo, quindi sarebbe una retta orizzontale. Se nell'equazione di una retta manca una delle variabili, la retta è parallela all'asse della variabile che manca. Un'altra osservazione facile, se nell'equazione della retta manca il termine noto, invece la retta passa per l'origine, perché questa diventa un'equazione omogenea e tra le sue infinite soluzioni possiede anche la soluzione banale. Attenzione, la soluzione banale, che in geometria non è banale manco per niente, perché la soluzione banale corrisponde alle coordinate del punto origine, che è un punto che ha dignità di tutti quanti gli altri. Che si diceva? Torniamo qui. Allora, questa qui è una retta, diciamo così, verticale, parallela all'asse della variabile y. Se applico la regola che dice, data l'equazione cartesiana di una retta, per esempio questa, prendo i coefficienti delle incognite, li scambio tra di loro e a uno cambio il segno, cosa trovo? E poi i coefficienti sono 5 e 0. Li scambio tra di loro, diventano 0 e 5, a uno cambio il segno, meno 5. Perché dico a uno cambia il segno e non specifico a quale? È chiaro che se qua anziché fare b e poi meno a, facessi meno b e a, seguirei lo stesso la ricetta, perché scambierei d'ordine i due coefficienti e a uno cambierei il segno. Bene, questi vettori come sono tra di loro? Evidentemente si passa da questo a questo moltiplicando per meno 1. Quindi sono vettori paralleli, hanno soltanto il verso scambiato. Beh, se sono tra vettori paralleli è chiaro che se uno è parallelo alla retta, anche l'altro è parallelo alla retta, quindi non c'è nessun problema. Capite pure che la stessa retta è rappresentata ugualmente bene se scrivo per esempio 3ax più 3by più 3c uguale a 0, e se applico la mia ricetta a questa equazione, scambio tra di loro i coefficienti e a 1 per esempio al primo cambio il segno, e beh, trovo ancora un vettore che è proporzionale a questo per il fattore 3, quindi è dipendente, quindi è parallelo, e quindi se questo è parallelo a R, pure questo continua a essere parallelo. Ma dicevo, ecco, allora, questa retta è parallela al vettore 0-5. E come ho messo il vettore 0-5? È un vettore del piano che rispetto alla base fatta da il lungo, come abbiamo commentato la volta scorsa, a coordinate 0-5. E chi è il vettore? Allora, se questo è il lungo, e questo è il lungo, il vettore 0-5 sarebbe il vettore si ottiene moltiplicando i per 0 e il lungo per meno 5, quindi questo vettore qua. Questo è meno 5 il lungo. E vedete che è ben parallelo alla mia retta verticale. Dopodiché uno si potrebbe chiedere, va bene, allora, se ho l'equazione cartesiana di una retta, scambio tra di loro i coefficienti delle variabili, a uno cambia il segno e trovo un vettore che ha la direzione della retta. E se invece prendo il vettore, questo battezziamo lungo, se invece prendo il vettore W che come coordinate ha proprio A e B, così come sono, con i loro segni nel loro ordine, questo vettore come è messo rispetto alla retta? Beh, basta osservare che se io faccio, in questo caso, V scalar W, quanto trovo? Trovo B per A, AB, più meno AB. Trovo 0. Quindi questo vettore è perpendicolare a questa retta. Data l'equazione di una retta, se io prendo i coefficienti delle incognite, così come sono, così come si presentano, nell'ordine in cui si presentano, queste qua mi danno le coordinate di un vettore perpendicolare alla retta. E infatti se io vengo qua, prendo la retta 5x meno 3 uguale a 0, il vettore 5, 0, il vettore di coordinate 5, 0 è questo, che è ben perpendicolare alla mia retta. Questa è pure un'osservazione che sarà comoda in futuro. Vediamo, se volete si va a fare un disegno di questo tipo, questo è ax più by più c uguale a 0, questo è il luogo dei punti del piano le cui coordinate soddisfano questa equazione. Allora, questo vettore ha coordinate a, b,
questo vettore ha coordinate B meno A. Oh, naturalmente può essere più lungo, più corto, orientato in su, orientato in giù, ma la direzione sono queste. E è pure interessante osservare che questi due semipiani, questo e questo, si possono rappresentare mediante queste disequazioni. AX più BY più C maggiore di 0, AX più BY più C minore di 0. E tutti i punti che appartengono a questo semipiano soddisfono questa disequazione. Tutti i punti che soddisfono a questa semipiano soddisfono a quest'altra disequazione. Con un'avvertenza, nel dire quello che ho detto ho un po' imbrogliato, perché io non posso prevedere a priori quale sia il semipiano che vale il maggiore di 0 e quale sia il semipiano che vale il minore di 0. Posso dire la retta è il luogo dei punti che soddisfano l'equazione, mentre i due semipiani sono i luoghi dei punti che soddisfano le due disequazioni. X meno 3y più 5 uguale a 0. Se voglio disegnarla, la cosa più comoda da fare è andare a vedere in che punti interseca gli assi. No, prendo x uguale a 0, qui sotto c'è un problema su quale poi torneremo con più calma. Vediamo un attimo. Se qua dentro prendo x uguale a 0, viene fuori y uguale a 5 terzi, che vuol dire che la retta passa per il punto x uguale a 0, y uguale a 5 terzi. X uguale a 0 sto qui e 5 terzi sarà più o meno qua. Poi prendo y uguale a 0 e viene x uguale a meno 5 mezzi, x uguale a 0, cioè y uguale a 0 sto sull'asse orizzontale, meno 5 mezzi sto più o meno qua e quindi la retta è di questo tipo. Tutti e soli i punti della retta sono quelli le cui coordinate rendono nulla l'equazione. Bene, vediamo un po'. Se calcolo questa equazione dando a x il valore 0 e a y il valore 0, trovo 5. L'equazione non è soddisfatta, ovviamente, perché 0, 0 sono le coordinate di questo punto e questo non è un punto della retta. Siccome qui, calcolata in questo punto, l'equazione diventa positiva, questo mi permette di dire che in tutti i punti di questo semipiano quell'equazione assume un valore positivo. Per esempio, se gli metto qua x uguale a 10, y uguale a 0, quanto trovo? 2 per 10, 20, più 5, 25. Mentre se li metto qui, per esempio, nel punto x uguale a 0, y uguale a 2, 0 meno 6, più 5, meno 1, questo è il semipiano dei valori negativi. Se prendo due rette, che cosa può succedere? Vediamo un po'. Beh, allora, intanto osservazione generale. Stiamo studiando le rette come casi particolari di curve. No? Cos'è una curva? La curva è l'insieme delle soluzioni di un'equazione in due incognite nel piano. Se io do due equazioni in due incognite, ho due curve, beh, se io considero il sistema fatto da queste due equazioni, il sistema come soluzioni ha le coordinate dei punti che stanno contemporaneamente su C e su D. Quindi questo sistema mi rappresenta l'intersezione delle due curve, in senso insiemistico. Questa è una curva, questa è un'altra curva, questa è la curva C, questa è la curva D, come la faccio così, e allora l'intersezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, questi qua sarebbero i punti le cui coordinate sono soluzioni di questo sistema. Attenzione, questo è un sistema che non rientra affatto tra quelli che abbiamo visto a priori, perché niente ci dice che sia algebrico, niente ci dice che questi siano polinomi, e se anche se sono polinomi nessuno ci dice che siamo di primo grado e quindi siamo di grado. Allora questo sistema rappresenta l'intersezione delle due curve, eh? Mentre può essere interessante anche chiedersi, visto che siamo parliamo di intersezioni, siamo in teoria degli insiemi, se io voglio rappresentare l'unione delle due curve, beh, l'unione delle due curve si rappresenta così: f x y per g x y uguale a 0. Questa è una curva? Certo che è una curva, perché anche se l'ho scritta così, cioè, niente mi impedisce, diciamo, di simboleggiarla in quest'altra maniera. È sempre questa un'espressione in x e in y poi uguagliata a 0, quindi è un'equazione in due incognite.
E chi sono i punti che appartengono a questa, virgolette, curva? E quali sono le soluzioni di questa equazione? Quali sono le coppie di valori che rendono nulla questa equazione? Beh, questo è un prodotto. Quindi il prodotto è 0 se soltanto se è 0 questo o è 0 questo. Quindi appartengono a questa curva unione. I punti che rendendo nulla questa equazione sono i punti della curva C, oppure i punti che rendendo nulla questa espressione sono i punti della curva D. E quindi questo rappresenta esattamente quello che andavo cercando, e cioè l'unione delle due curve. Per esempio, se io scrivo xy uguale a 0, questa nel piano è la curva unione della curva di equazione x uguale a 0 e della curva y uguale a 0. X uguale a 0 chi è? Non l'abbiamo detto esplicitamente, è abbastanza chiaro. X uguale a 0 è una retta perché è lineare in x e in y. È una retta parallela all'asse verticale perché manca la variabile y. Ma si ragiona anche direttamente, è l'insieme dei punti del piano che hanno ascissa 0. E i punti del piano che hanno ascissa 0 sono quelli dell'asse verticale, no? Mentre y uguale a 0 sono i punti del piano che hanno ordinata 0. E i punti del piano che hanno ordinato a 0 sono questi qua, quelli della retta, l'asse delle x. Quindi questa equazione da sola, così com'è, rappresenta questa coppia di rette. Mentre se io scrivo x per x quadro più y quadro meno 1 uguale a 0, ricordiamoci che abbiamo visto ieri un'equazione di questo tipo rappresenta una circonferenza, e precisamente una circonferenza di centro di origine è raggio 1. Questa. X uguale 0 rappresenta l'asse verticale, quindi quell'equazione là rappresenta questa curiosa curva. La chiamo curva mettendoci le virgolette. Questo e questo. Dicevo, non è una curva, in senso intuitivo del termine, certamente no. Ma se dico che la curva è l'insieme delle soluzioni di un'equazione in due incognite, e questa qui è un'equazione in due incognite, l'insieme delle soluzioni è fatto da questi punti qua. Bene, allora, visto che ci siamo, caso particolare di problema dell'intersezione. Anticipiamo un pochettino qualcosa che verrà presto, ma è il momento buono forse per dirle questo. Nella prima parte del corso abbiamo studiato le equazioni algebriche in un'incognita, P di x uguale a 0. Bene, P di x uguale a 0, questa equazione qua si può pensare di averla ottenuta a partire da questo sistema, y uguale P di x, y uguale a 0. Se io scrivo questo, è automatica l'idea di eliminare la y fra queste due equazioni e ricaviamo questa equazione qua. Bene, vorrei interpretare adesso questo sistema alla luce di quello che stavo dicendo. Questo sistema qui è di questo tipo? A ben guardare sì, perché io posso guardare. La prima equazione è scritta in maniera un po' curiosa, ma se la scrivo y meno p di x uguale a 0, l'ho fatta rientrare in questa categoria qua. È un po' speciale, e torneremo sopra su cosa di speciale, ma è di questo tipo. È un'equazione in due incognite. Questa di sotto è tranquillamente un'equazione in due incognite. Pure questa è un po' speciale, perché un'incognita non ci compare esplicitamente. Commenteremo ancora. E però, sappiamo benissimo che questa è una curva, sappiamo quale curva è l'asse orizzontale. Allora, studiare questa equazione, quella che riguarda il teorema fondamentale dell'algebra, è un problema al quale si arriva studiando questa intersezione, che è l'intersezione tra l'asse orizzontale e la curva di equazione y meno px uguale a 0, che posso scrivere, se voglio, nella forma y uguale px. Come impareremo a dire tra un po', questa curva è il grafico di una funzione, della funzione y uguale p di x. Quindi è una curva, anche se un po' speciale, per una ragione che poi vi dico.
Studiare l'intersezione tra la curva grafico della funzione y uguale p di x e l'asse delle y vuol dire andare a cercare i punti in cui la p sia nulla, e cioè esattamente le soluzioni di queste equazioni. Quindi risolvere l'equazione algebrica p di x uguale a 0 vuol dire andare a cercare le ascisse dei punti in cui il grafico della funzione y uguale p di x incontra l'asse orizzontale. Con un'avvertenza che qua, io so che da quello che abbiamo detto a suo tempo, che questa equazione può avere radici reali e complesse, anzi ce n'ha in generale nel campo complesso tante quante sono il grado dell'equazione. Mentre io qui nel piano evidenzio in questa maniera soltanto le ascisse dei punti, le ascisse reali. Trovo soltanto i punti che hanno ascisse reali. Trovo soltanto i punti le cui ascisse sono soluzioni reali dell'equazione. Così ho detto bene. Evidenzio nel piano soltanto i punti le cui ascisse sono le soluzioni reali dell'equazione. Quelle le soluzioni complesse non le evidenzio nel piano reale. Questo è il piano R2. Le soluzioni complesse non le vedo. Bene, è vero che allora in questa maniera mi perdo le soluzioni complesse. Però in compenso ho una maniera brillantissima per dare un significato al concetto di molteplicità di una radice, che ci ricordiamo cosa fosse. Perché vedete, le cose possono andare così, per esempio. Quando io interseco l'asse orizzontale con il grafico della funzione y uguale a meno p di x, potrei rappresentarsi una situazione di questo genere. Allora, una situazione di questo genere corrisponde a una radice x con 1 reale semplice di questa equazione, contata una volta nella decomposizione. Una situazione di questo genere corrisponde a una radice reale doppia, una radice reale di molteplicità 2. Che voleva dire radice di molteplicità 2? Quando si faceva la decomposizione di questo primo termine in fattori di primo grado, veniva, del tipo x meno x con 1, x meno x con 2 e così via, veniva un fattore ripetuto due volte. Bene, dal punto di vista geometrico, dire che questo punto conta due volte ha questo significato: il punto in comune tra la curva e la retta è soltanto x con 2, qui il disegno naturalmente tradisce perché non si può fare così precisamente, sembra che abbiano tanti punti in comune, in realtà il punto in comune è uno solo. Ma è la situazione, è una situazione in cui la curva è, come parleremo a dire, tangente alla retta orizzontale. Il fatto che sia tangente, si può pensare che sia nata da quella situazione come configurazione limite da questa. Vedete, qua ci stanno due punti in comune tra la curva e la retta. Se tiro un pochettino sulla curva, i punti di intersezione rimangono due, ma si avvicinano. Se tiro un pochettino più su, arriva il momento in cui i due punti vengono a coincidere in uno solo. Allora, il punto è uno solo. Ma se io lo conto due volte, geometricamente non faccio un grosso imbroglio, perché è un punto che ne eredita due. È un punto sul quale sono venuti ad ammucchiarsene due. Così qui, questo è un punto nel quale qualcuno potrà riconoscere un flesso orizzontale. Beh, il flesso orizzontale si può pensare che nasca da una configurazione di questo tipo. Qua ci stanno tre punti di intersezione tra la curva e la retta orizzontale. Se io modifico piano piano la figura, posso portare i tre punti ad avvicinarsi sempre di più, finché a un certo punto il punto in comune rimane uno solo, rigorosamente uno solo. Però su quell'uno se ne sono ammucchiati tre, quindi il fatto che io in qualche contesto, per qualche ragione, attribuisca un peso 3 a questo punto di intersezione ha un significato, che non è un imbroglio. Diciamo da un altro punto di vista, fermo restando che i punti in comune tra la curva e la retta orizzontale sono sempre 1, 1, 1 e 1, si vede che nell'intorno del punto i rapporti che ci sono tra la curva e la retta sono assai diversi. Qui si tagliano e si allontanano abbastanza rapidamente, qui si incontrano, nonostante che c'è tangente, rimangono abbastanza vicini, e qui, essendoci una tangente di flesso, rimangono ancora più vicini, ancora più a lungo. Quindi diciamo, cioè, è una situazione di fatto sostanzialmente, geometricamente diversa, che corrisponde al fatto algebricamente diverso che sono radici da contare una, due, tre volte.
Ora, naturalmente sul concetto di curva grafico di una funzione dovremmo tornare molto abbondantemente appresso e quindi magari poi se uno torna su queste considerazioni con il senno del poi potrà capire anche meglio. Allora, il problema dell'intersezione. Applichiamo in particolare il problema dell'intersezione al caso ancora più semplice che si possa fare, quando le curve che si intersecano sono due rette, AX più BY più C uguale a 0 e R' A'X più B'Y più C' uguale a 0. Oh, adesso come si vede siamo in un terreno che ci dovrebbe essere perfettamente noto, perché quelle lì sono due equazioni lineari in due incognite. Siamo caduti nelle competenze strette del teorema di Cramer. Il teorema di Cramer che ci diceva, guarda in questa situazione il determinante dei coefficienti, A, B, A primo, B primo. Se questo qua è diverso dallo zero, il sistema ammette una soluzione una sola. Beh, allora, interpretato geometricamente, vuol dire che le due rette si incontrano in un punto e uno solo, quindi le due rette sono incidenti in un punto, R. Allora, in questo caso qua, R intersezione R' si riduce a un punto. E il caso escluso? Il caso escluso è quello di AB, A'B' uguale a zero. E quello è il caso nel quale il teorema di Cramer dice non c'è una soluzione una sola. Il teorema di Luce-Capelli ci dice allora va a guardare il rango della matrice completa, e vedi che cosa succede. Ricordiamoci, scrivere questo, determinante di uguale a zero, vuol dire che il rango della matrice incompleta è uguale a 1. Attenzione, la matrice incompleta ha B a primo B primo. Se il suo determinante è diverso da zero, l'ordine massimo dei minori non nulli è 2. Se il determinante è uguale a 0, il rango non è 2, può essere 1 o 0. Ma dire che una matrice ha rango 0 vuol dire che non ammette neanche un minore di ottimo ordine diverso da 0, cioè è piena di zeri. Se è fatta di zeri non ci sono le rette, quindi ci siamo ficcati in un caso particolare, ridicolo, è inutile parlarne. Quindi il caso che rimane da considerare è quello in cui il rango della matrice incompleta sia uguale a 1. Allora, qui si possono succedere due cose. Oppure questo è uguale a 1, oppure questo invece è uguale a 2, perché il rango della completa può crescere. Procedendo formalmente, algebricamente, in questo caso qui abbiamo l'uguaglianza dei ranghi, allora il sistema è risolubile, allora il sistema ammette infinito alla 1 soluzioni, che vorrebbe dire che le due rette hanno in comune infinito alla 1 punti. Beh, se due rette hanno in comune due punti coincidono, figurarsi se ne hanno in comune infinito alla 1, quindi siamo nel caso che R coincide con R'. Invece, nel caso che questa matrice abbia rango 2, rango della completa uguale a 2, rango dell'incompleta uguale a 1, siamo nel caso di zero soluzioni. Beh, due rette che non hanno nessun punto in comune, nel piano che nello spazio è ben diverso, nel piano sono parallele. Allora, vediamo di riassumere un attimo quello che abbiamo visto. Queste due eventualità vanno considerate a parte o si possono, da un certo punto di vista, unificare? Beh, vedete, tutto dipende da che cosa si intende per rette parallele. Se io dico che due rette del piano sono parallele, se non hanno nessun punto in comune, è chiaro che i casi sono completamente diversi. Però se dico che due rette del piano sono parallele, se hanno la stessa direzione, che pure ha senso, beh, allora sono costretto a dire, ricordiamoci che la matematica è un'opinione con obbligo di coerenza, se dico che due rette del piano sono parallele, se soltanto se hanno la stessa direzione, devo dire che una retta è parallela a se stessa. Attenzione, se due rette dico che sono parallele quando non hanno nessun punto in comune del piano, allora una retta non è parallela a se stessa, perché con se stessa ha infiniti punti in comune. Ma se dico che due rette sono parallele, rette del piano sono parallele se hanno la stessa direzione, allora devo dire che una retta è parallela a se stessa. Questo discorso a che serve? Serve a dire che questa qua si può prendere come condizione di parallelismo in senso esteso. Se soltanto se è vero questo, R è parallela ad R'.
fermo restando che se guardo soltanto questo non sono in grado di distinguere tra queste condizioni. Allora, se questa è vera, le rette di sicuro non sono parallele. Se questa invece è vera, la contraria di questa, allora le rette sono parallele o coincidenti. Ecco, diciamo così e non facciamo più confusione. Se questa è vera, le rette sono o parallele o coincidenti. Ancora qualche commento. Il più facile. È chiaro che se questa matrice, la matrice completa a rango 1, sto dicendo che non ha due righe indipendenti. Le due righe sono dipendenti. Se dico che le righe sono dipendenti, dico che la prima terna è proporzionale alla seconda. Quindi questa equazione è ottenuta dalla prima moltiplicandola per un fattore di proporzionalità e quindi ovviamente sono due equazioni equivalenti e quindi la retta è una sola. Questa è la prima osservazione. Seconda osservazione. Ricordiamoci che quando do l'equazione cartesiana di una retta, i vettori AB o B-A, se preferite, individuano completamente la direzione della retta, perché questo qui è un vettore che ha la direzione della retta. E questo è il vettore perpendicolare alla retta, ma è chiaro che se do un vettore che ha la direzione della retta, sto dando la direzione della retta esplicitamente, ma se dico che la retta è perpendicolare a questo vettore, da capo la direzione della retta è perfettamente individuata. Quindi dare AB vuol dire dare completamente la direzione della retta. Dare A'B' vuol dire dare completamente la direzione della retta RR'. Scrivere questo vuol dire che il vettore AB e il vettore A'B' è, se il determinante fatto con le loro coordinate è 0, i vettori sono dipendenti, ossia sono paralleli, e quindi le due rette hanno la stessa direzione. Fermo restando che se guardo soltanto, fermiamoci ancora su questo, AB ci dà, non basta individuare la retta, perché la retta si individua dando ABC, sia pure almeno il fattore di proporzionalità. Però se do A e B, do la direzione della retta. Poi se la voglio disegnare tutta, devo conoscere quel termine noto dell'equazione. Allora, questa condizione guarda soltanto gli elementi che individuano la direzione della retta e permette però di concludere se le due rette sono in posizione generica, incidenti in un punto, oppure se hanno la stessa direzione. Se hanno la stessa direzione, allora o sono parallele o se si vuole sono, o possono essere coincidenti. O sono parallele o sono voci. Altra conseguenza di questo fatto è che se io ho l'equazione di una retta 2x meno 3y più 4 uguale a 0 e faccio variare il termine noto in tutti i modi possibili, quindi ottengo infinite equazioni tutte diverse una dall'altra, ottengo le equazioni di infinite rette tutte parallele. Perché quando è che le due rette sono parallele? Quando hanno proporzionali i coefficienti dei vettori. Quando è vero questo? Allora, se prendo due rette le cui equazioni cartesiane differiscono soltanto per il termine noto, e queste qui, i coefficienti delle incognite, ce l'hanno in particolare uguali, quindi per forza sono parallele. Quindi, se per esempio mi dicono scrivi l'equazione della retta parallela a questa, che passa per l'origine, faccio subito, scrivo 2x meno 3y uguale a 0. Queste sono parallele perché hanno gli stessi coefficienti delle incognite e questa passa per l'origine. E se voglio l'equazione della retta parallela a questa che passa per il punto, non so, 1, 1, eppure faccio subito perché scrivo 2 per x meno 1 meno 3 per y meno 1 uguale a 0, l'ho finito. È una retta? Sì, perché è lineare in x e in y. Passa per il punto 1, 1? Sì, perché questa equazione è soddisfatta per x uguale a 1, y uguale a 1. Muore questo e muore questo. È parallela a questa? Sì, perché le incognite qui sono x ed y e hanno per coefficienti 2 come qua e meno 3 come qua. E quindi è bello finito. Ancora, quando
quando nell'equazione cartesiana della retta sia b diverso da 0, questo geometricamente che significa? Significa che, diciamo il contrario, quando è che b è uguale? Se b è uguale a 0 non ci sta questo pezzo, quindi nell'equazione della retta manca la variabile y, quindi la retta è verticale perché parallela all'asse della variabile. Bene, escluso questo caso, che è un caso particolare, importante quanto volete, ma particolare, b è diverso da 0 e allora questa equazione può, come si dice, risolversi rispetto alla y. Posso scrivere y uguale meno a su b x meno c diviso b. Quindi presentare y come prodotto di un numero per la variabile x più un altro numero, in genere risultano questi altri simboli, y uguale mx più. Questa qui è quella che si chiama l'equazione della retta in forma di grafico. Allora, questa qui è l'equazione cartesiana della retta, questa qui è l'equazione della retta in forma di grafico. Perché si chiama in forma di grafico? Perché, torniamo, qui abbiamo scritto y uguale p di x. Beh, questa è una cosa simile, abbiamo y da una parte e di qua un'espressione che contiene x. E questa è un'espressione speciale del tipo di questa, è un polinomio di primo grado in x, un polinomio di primo grado in x. Sono un caso particolarissimo, è un caso particolare del fatto generale, con il quale avremo conoscenza presto, di quando si scrive y uguale f di x e si dichiara che quando la variabile x assume un qualche valore, qui è prescritto di fare un certo numero di operazioni, che variano di volta in volta, il risultato è un numero che è una y. Questo vuol dire che nel piano cartesiano tu scegli un valore per la x, fai dei conti e trovi un valore per la y. Associ un x a una y, quindi trovi un punto del piano. Fai questo lavoro per tanti, per tutti i possibili valori per la x e c'hai allora un insieme di punti del piano che è il grafico di questa funzione. Usiamo per la prima volta adesso questa espressione. Qui stiamo dicendo che y dipende da x. Tu dai x, fai i conti e trovi y. Quindi y è una variabile che dipende da quest'altra variabile. X è la variabile indipendente, y è la variabile dipendente. Il grafico di questa funzione è l'insieme dei punti del piano che hanno ascissa e ordinata determinati da questa logica. Dai come ascissa il valore della variabile indipendente e calcola di quello della variabile dipendente. Questa è una particolare curva del piano che si chiama curva grafico di quella funzione. E questo è il caso. Qui stiamo dicendo, scrivere le cose così vuol dire tu dai un valore per la x, fasti i conti e trovi un solo valore per la y. Sarebbe l'ordinata dell'unico punto di questa retta che ha come ascissa il valore che tu hai dato per x. L'insieme di punti è lo stesso, vedete? È un caso particolare. Ancora. La x meno y più 4 uguale a 0. Questa è l'equazione cartesiana di una retta. Le sue soluzioni sono le coordinate di tutti e soli i punti del piano che soddisfano l'equazione. Un x e un y, se soddisfano questa equazione, individuano le coordinate di un punto che appartiene a questa retta. Ma da qui posso scrivere? Questa equazione la posso scrivere nella forma y uguale 2x più 4. Sostanzialmente è cambiato niente? No. L'insieme delle soluzioni di questa equazione sono esattamente l'insieme delle coppie di numeri reali, l'insieme dei vettori e due componenti che soddisfano questa relazione qua. Formalmente è esattamente la stessa cosa. Abbiamo fatto un passaggio che algebricamente è irrilevante. Dal punto di vista concettuale abbiamo fatto invece un salto da giganti. Per cui qui abbiamo una regola che ci dice: se io ti do x, faccio due conti e trovo y. X uguale a 0, quando x è uguale a 0, y è 4. X uguale a 1, quando x è uguale a 1, y è uguale a 6. X uguale a 3, quando x è uguale a 3, 2 per 3 è 6, y è uguale a 10. L'insieme dei punti che hanno come coordinate le coppie 0, 4, 1, 6, 3, 10, genericamente x con 0,
2x con 0 più 4 forma quello che si chiama il grafico di questa funzione della x, il quale grafico dovendo essere formato dagli stessi punti che soddisfano questa equazione non può essere altro che 3. Quindi questa è la retta come curva in equazione cartesiana, questa è la stessa retta pensata come grafico di una funzione della x. Il concetto di estrema importanza, quindi dobbiamo ancora lavorarci intorno. Una retta in forma di grafico si può pensare come caso particolare di retta in forma cartesiana? Certamente, perché quando da questa equazione niente impedisce di tornare indietro, scrivere y meno mx meno q uguale a 0, e questa, che ci piaccia o no, è una cosa di questo tipo. Scritta in un'altra maniera, ma è esattamente una cosa di questo tipo. Quindi una retta in forma di grafico si può tranquillamente considerare come una retta a tutti gli effetti. Ma ogni retta si può mettere in forma di grafico? No, abbiamo visto che il passaggio, la condizione necessaria che bisognava verificare era questa. Se questa non è soddisfatta, non posso fare il passaggio formale. Ma non solo non posso fare il passaggio formale, non ha neanche senso l'elaborazione concettuale, diciamo così, perché questa curva qui non è il grafico di una funzione della x. Una curva grafico di una funzione, come impareremo a dire poi, è una cosa di questo genere, perché deve funzionare così. Io devo dare un valore alla x, tiro la verticale, prendo l'orizzontale e questo è il valore corrispondente per la y. La curva grafico mi deve descrivere visivamente la legge con la quale si associa la x alla y. Do x e trovo y. Questa curva non funziona in questo senso, perché se io do questo valore per la x non trovo niente. Se do questo valore per la x trovo tutto. Se volete, quando b è uguale a 0 abbiamo una cosa del tipo 2x meno 3 uguale a 0. Questa qui non è una legge, non si può vedere una legge che ad ogni valore di x associa un valore di y. Questo è un vincolo su x, questo ci dice che x è uguale a 3 mezzi e y non partecipa al gioco. Attenzione che se invece fosse 2y meno 3 uguale a 0, bene, allora questa come equazione cartesiana di una retta è subito leggibile, perché ci manca la x, quindi è una retta orizzontale, è una retta parallela all'asse della variabile che manca. Perché? Vabbè, questa condizione qui è un vincolo sulla y deve valere 3 mezzi. E x fa quello che gli pare. Questa è l'equazione della retta che ha una ascissa qualunque e ordinata uguale 3 mezzi. È questa retta qui. È grafico di una funzione? Sì, è grafico di una funzione, sebbene sia una funzione un po' curiosa, perché è la funzione y uguale 3 mezzi. È una funzione costante che dice qualunque cosa faccia la x, non ce ne importa niente, a qualunque valore della x corrisponde il valore 3 mezzi della y. È costante, è speciale, curiosa, però è una funzione. Oppure si può considerare come funzione della x. Allora, il caso generale è questo qui. Tutte le rette che non sono verticali si possono scrivere in forma di grafico, in questa maniera qui. Si possono scrivere in forma cartesiana o in forma di grafico, quelle non verticali. Allora, lo svantaggio dell'utilizzo della forma di grafico è che l'abbiamo appena finito di descrivere. Non funziona per tutte le rette. Se una retta è verticale, non si può usare. Qual è invece il vantaggio? Il vantaggio è questo, che mentre qui dentro A, B e C possono variare per un fattore di proporzionalità, quindi come sappiamo hanno un significato, C, a seconda che sia 0 o non 0, ci dice se la retta passa per l'origine o non passa per l'origine. E il fatto che C sia 0 o non 0 si conserva quando moltiplico con un fattore. Corrispondentemente al fatto che se la retta passa per l'origine, passa per l'origine, non passa per l'origine, non passa per l'origine, non può dipendere dal fatto che io moltiplichi l'equazione moltiplicata per un fattore. Mentre A e B insieme danno le coordinate di un vettore perpendicolare alla retta e posso considerarli moltiplicati per un fattore perché avrà un vettore più lungo, più corto, eventualmente cambiato diverso, ma la direzione rimane sempre quella.
però diciamo il valore specifico di A e di B e di C, a meno che non sia 0, non ha nessun significato. Invece M e Q hanno due significati precisi. M e Q hanno due significati precisi perché, vedete, quando io qua dentro prendo X uguale a 0, che vuol dire prendere X uguale a 0? Due cose può voler dire. O geometricamente sto intersecando la mia retta con la retta X uguale a 0. Chi è X uguale a 0? X uguale a 0 è l'asse delle Y. Quindi sto intersecando la mia retta con l'asse Y. Oppure formalmente, questa è una funzione della X. Metterci dentro X uguale a 0 vuol dire andare a calcolare quanto vale la funzione quando X assume il valore 0. E comunque siamo appunto sulla verticale dell'origine. Quindi Q è quella che si chiama intercetta della funzione. L'ordinata del punto in cui la retta interseca l'asse verticale. Avvertenza ovvia. Se la retta è verticale, Q non lo trovo, perché o non interseca mai, o è sovrapposto addirittura. Ma non c'è problema, perché se la retta è verticale non si pone il problema di presentarlo così. E M è ancora più carino. Ricordiamoci che noi abbiamo ricavato questa equazione da questa. Questa era y uguale meno a diviso b x meno c diviso a. Quindi m è calcolabile, se si vuole, a partire da questi coefficienti in base alla semplice relazione meno a diviso b. Bene, allora ragioniamo un istante adesso su questo aspetto della faccenda. Io ho la retta a x più di y più c uguale a 0. Prendo la parallela per l'origine, perché mi semplifica il disegno, tanto sappiamo che la direzione non cambia. Prendo la retta a x più by uguale a 0, che è parallela a questa per l'origine e agli stessi a b. Prendiamo il punto, vediamo se funziona così, forse funziona così. Il punto della retta che ha ascissa 1, quindi sulla verticale di questo punto. Che ordinata ha? Ed è per x uguale a 1 trovo y uguale meno a diviso b. D'accordo? Allora, adesso considerate questo triangolo rettangolo. Oh, spero che nessuno protesti qua, questo punto ovviamente è un'ordinata positiva, perché è il segnidiano positivo. Qua c'è meno a diviso b, c'è un segno meno, nessuno spero che protesterà. Ricordiamoci che a e b sono numeri reali, ognuno ha il suo segno. Quindi nel caso del disegno, evidentemente a e b sono tali che il quoziente è negativo, poi ci cambia il segno e diventa positivo. Bene. Ho un triangolo rettangolo, ringandiamo la figura, in cui il cateto verticale è lungo meno a diviso b e il cateto orizzontale è lungo 1. Beh, ricordiamoci, e poi lo rivedremo magari tra qualche lezione, che in un triangolo rettangolo, se io faccio il cateto verticale c diviso il cateto orizzontale d, ottengo la tangente di quest'angolo qua. La seconda volta che nominiamo le equazioni circolari, abbiamo parlato già di coseni, adesso nominiamo la posizione di tangente, dedicheremo appresso una mezz'ora a ricordarci quello che occorre sapere di trigonometria. C diviso D è uguale a tangente alfa. Allora, qui abbiamo che meno A diviso B è uguale alla tangente di quest'angolo qui. Allora abbiamo che meno A diviso B, questa quantità qui, è uguale alla tangente Allora, io ho preso la retta a x più y uguale a 0, ho preso la parallela per l'origine. Questa qua non basta per l'origine in generale, la c è diverso da 0. Potrebbe essere questa retta qua, a x più by più c uguale a 0. Ma ho appena fatto vedere che il quoziente meno a diviso b dà la tangente di quest'angolo.
Siccome queste due rette sono parallele, questi angoli sono gli stessi. E quindi abbiamo in definitiva fatto vedere che, poi ripeto, torneremo con più precisione, ma intanto è importante fissarlo, se questa è la retta AX più BY più C uguale a 0 e indico con alfa l'ampiezza di questo angolo, tangente alfa è uguale a meno A diviso B. Meno A diviso B sarebbe esattamente l'M che compare nell'equazione della retta in forma di grafico. E quindi abbiamo trovato il significato di questo secondo coefficiente. Questo abbiamo detto è l'intercetta, ordinata nel punto di intersezione. Questo qui è quello che si chiama il coefficiente angolare della retta. Il coefficiente angolare della retta sarebbe la tangente trigonometrica di quest'angolo qua. Dalla direzione della retta in una maniera, come vedete, leggerissimamente complicata, dall'inclinazione in una maniera leggerissimamente complicata perché passa attraverso la considerazione della funzione di tangente. Ci torneremo sopra. Ma intanto, quando è che due rette sono parallele? A x più by più c uguale a 0, a primo x più b' y più c' uguale a 0. Abbiamo un quarto d'ora fa detto che le due rette hanno la stessa direzione se e soltanto se è vero questo. Beh, se è vero questo, il determinante ha le righe dipendenti ma anche le colonne dipendenti. Vuol dire che le colonne sono proporzionali. Vuol dire che A diviso B è uguale ad A' diviso B'. E quindi le due rette hanno lo stesso coefficiente angolare. Come è ovvio, no? Se sono parallele hanno lo stesso coefficiente angolare. In realtà questa definizione di coefficiente angolare salta quando B sia uguale a 0. Nessun problema da capo, il caso di B uguale a 0 è il caso in cui la retta non si può presentare in questa forma. Perché se B è uguale a 0 la retta è verticale. Per una retta verticale non si può presentare in forma di grafico, il coefficiente angolare dovrebbe essere la tangente trigonometrica di quest'angolo, questo è un angolo retto, la tangente di quest'angolo, chiamiamolo per adesso un angolo di 90 gradi, e la tangente di 90 gradi, a volte si scrive che è uguale a infinito, non è precisissimo, ha un contenuto sostanziale abbastanza valido. Una retta orizzontale invece forma un angolo zero con l'asse orizzontale, il coefficiente angolare è zero.